Una tradizione centenaria, Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Una grande azienda, una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di fabbri ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati, taglio lamiere e taglio profili, servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili, per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili, con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. Gommista Walter Dalla Bona, in via Puotti 61 a Villanova di Campo San Piero, Padova. Telefono 049 922 0443. Un artigiano che da anni dà un servizio nel suo settore, dalla vettura di piccola cilindrata, al camion, all'autobus, al fuoristrada, a mezzi agricoli e moto. Aperto tutti i giorni, anche sabato pomeriggio su richiesta. Assetti, convergenza e bilanciatura. Assistenza 24 ore su 24. Gommista Walter Dalla Bona, via Puotti 61, Villanova di Campo San Piero, Padova. Telefono 049 922 0443. Eccoci di nuovo insieme, buonasera, lunedì 11 ottobre 2021, ben ritrovati di cuore, amici telespettatori, con la voce del Nord-Est, la nostra rubrica giornaliera di servizio, di contatto, di comunicazione, di approfondimento e di tanta e di buona compagnia. Andiamo a vedere il santo del giorno, grazie ai contributi che mi manda la fedelissima sentinella di Albignase con la Marzia, San Giovanni XXIII, il Papa buono. Questi erano papi, ma no, non voglio fare commenti, dai, mi astengo dal fare commenti, se no dicono che sono di parte, ma questo era un Papa veramente che è stato amato da tutti quanti. Papa buono, benedici le nostre famiglie, proteggici da ogni male, aiuti gli ammalati e tutti coloro che soffrono, e i telespettatori di Prima Free, amen, nella vita mai dire mai e mai dire sempre, perché tutto può iniziare e tutto può finire, perciò goditi il momento, una sorta di carpe diem, massima. Ecco, una massima che va bene anche a Enzo Spatalino, che vive il momento. Pensiero del giorno, le tre cose più difficili della vita sono fidarsi, perdonare e dimenticare. A volte è difficile perdonare qualche sgarro. Oggi c'è un surplus di pensieri del giorno, la mente ci fa capire quanto siamo piccoli, il cuore quanto possiamo essere grandi. Bene, ah, c'è oggi anche la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, proclamata dall'ONU, Organizzazione per le Nazioni Unite, per ricordare le milioni di giovani donne che nel mondo sono vittime di violenze, abusi e discriminazioni. Penso che, ecco, basta oggi con i contributi. Per la parte tecnica ringrazio Alessandro Brunello e Giovanni Stoppa. Ricordo che siamo sempre nel segno zodiacale
della bilancia, se non sbaglio, per i nati dal 23 di settembre al 22 di ottobre, soliti accorgimenti da parte vostra: abbassare il volume del televisore, allontanarsi da esso quando parlate. Avete 2 minuti a disposizione, sapete che non siamo fiscali, però mi raccomando, cercate di non andare tanto oltre. Fra poco attiveremo il filo diretto con voi telespettatori per intervenire le solite modalità: 0425 prefisso per Rovigo, seguito dallo 166 6105 per un messaggino, per un SMS, 351 084 51 88. Adesso andiamo a presentare l'ospite, il neo confermato sindaco di Ospedaletto Euganeo, il mio amico Giacomo Scapin. Buonasera. Buonasera a te, Enzo. Complimenti. Grazie mille. Per la vittoria. È mia abitudine, perché noi di Prima Free trattiamo gli ospiti quando sono reduci da festeggiamenti con il brindisi. A te. Grazie mille. Lo sappiamo. Lo saperlo, perché c'è Brunello, Alessandro e Astemio non beve, ma c'è Giovanni Stoppa che beve un pochettino. Va e bene. Un goccio lo bevo anch'io. E allora stappiamo questa bottiglia. Se ce la fai, se non ci do una mano. No, dai. In onore di Giacomo Scapin e in onore degli ospedalettani. Sì, ecco, certamente. Gli abitanti di Ospedaletto Euganeo si chiamano Ospedaletto. Ah, mamma mia. Evviva, viva, viva il sindaco Scapin. Viva. E devo viva chiamare i cittadini di Ospedaletto. Regia, hanno metti campo largo e come al solito non ti puoi sottrarre al rito. Adesso arriva anche, mi hanno detto, ho avuto qualche messaggio, si sono complimentati con il mio regista. Sì? Hanno detto che è un bel ragazzo, eccetera. Detto, qualcuno mi ha chiesto anche il numero di cellulare. Detto, no. Spero che sia qualche ragazza. Sì, sì, ragazzi, sicuramente. È molto gettonato. Ah, bene. Giovanni Stoppa, però ho detto non sono autorizzato a dare il numero di cellulare. Che se lo do. Sembra giusto. Ecco, metti ancora un goccio. Sì, eccoci qua. Anche di là. Giovanni, dove sei? Eccomi qua. Anche a me. Sì. Scusate, ma siamo abituati noi di Prima Free a festeggiare. Viva, cin cin. Evviva. Viva. A noi, grazie viva mille. A Giacomo Scapin, sindaco. Viva Enzo e viva l'aiuto. Bene, dai, anche buono. Bene, sì. Mettiamo via. Si dice che in vino veritas. Allora, mettiamo fammi campo. Sentire cosa hai provato quando hai avuto la conferma a sindaco. Poi dopo apriremo i centralini per ospitare le vostre telefonate. Sì, allora guarda, è stata una campagna elettorale molto difficile, diciamo anche un po' duretta per quanto riguarda le varie posizioni politiche, diciamo, le varie posizioni delle due liste. Comunque abbiamo superato tutto e abbiamo vinto, la lista numero uno ha vinto, però credo che abbiano vinto i cittadini in questo caso, perché hanno scelto di indicare come diciamo nuova amministrazione in parte quella vecchia, quella che già aveva contribuito a realizzare tutta una serie di opere. Grazie ai 1520 voti, sì. Con il 55,82 in percentuale, complimenti. E quindi, dove eravate? Davanti al comune? Sì, questo è l'ingresso del comune, sì. Sì. E quindi diciamo che siamo stati contenti tutti quanti, ma la nostra felicità è anche la felicità di quei cittadini che ci hanno premiato per continuare a fare le cose che bisogna fare per portare avanti lo sviluppo del nostro comune. Ecco, qui abbiamo un video, sì, un video che ci ha mandato il sindaco. Ci vuoi parlare sopra? Ma guarda, praticamente questa è una bellissima manifestazione
che è stata organizzata dall'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi sul Lavoro di Padova. Ci sono solo riprese, senza audio, sì, vero? Sì, sì, sì. E questa è la banda musicale con le majorette di Villa Estense e ci sono tutte le rappresentanze di questa associazione di Padova che raggruppa una serie di gruppi diciamo comunali che sono associati a questo organismo che tiene legati tutte le persone, i familiari che hanno avuto vittime oppure infortuni sul lavoro dei familiari. E tutta questa manifestazione grandissima, perché a Ospedaletto credo che non si ricorda nessuno a memoria d'uomo una manifestazione di questo tipo, perché abbiamo inaugurato il monumento ai caduti sul lavoro. Ospedaletto Euganeo non aveva un monumento dedicato a queste vittime, che chiamano vittime bianche, però non so se sono bianche o sono vittime del lavoro. E quindi tutta questa rappresentanza, tutte queste persone appunto per l'inaugurazione di questo monumento ai caduti importantissimo. Qui sono io con la Aurora. Chi è Aurora? La bambina che è la figlia di una consigliera comunale. No, pensavo che fosse... No, è la figlia di una consigliera comunale, piccolina, molto simpatica, brava. E qui siamo al momento dell'inaugurazione con Stelio Bianchin, che è, vedi, il presidente dell'associazione di Padova. Il monumento, se vuoi ti descrivo le caratteristiche del monumento. Devi. Allora, il monumento ha questa rappresentazione simbolica perché vedi che è un pilastro in corso di costruzione, un pezzo di travetto, delle attrezzature di lavoro, perché rappresenta una costruzione che si è interrotta appunto per un incidente sul lavoro, e siccome gli incidenti nel campo dell'edilizia credo che siano, anzi sono in maggior causa di morte, e quindi ho voluto rappresentare questo tipo di lavoro, di attività, anche perché Ospedaletto è sempre stata diciamo una fucina o comunque un laboratorio o comunque quello che vuoi, come vuoi chiamarlo, di artigiani, di muratori, di carpentieri. E quindi il riferimento era proprio legato ai lavoratori dell'edilizia e alle morti appunto che abbiamo nell'edilizia, che sono tantissime, e di questi giorni, anche qualche giorno fa, due morti in provincia di Padova appunto sono caduti dall'impalcatura o altri incidenti. E quindi questo monumento vuole ricordare quelle vittime, però diciamo che ricorda tutte le vittime sul lavoro. E da una ricerca che ho fatto attraverso conoscenze personali e informazioni, gli ultimi quattro morti che abbiamo sul lavoro, cioè sono quattro i morti certi che sono avvenuti di persone di Ospedaletto, però fortunatamente in anni lontani, dagli anni 70 agli anni 90 diciamo abbiamo tre vittime. Ti posso dire, vediamo se mi ricordo, uno è... Simonato si chiamava, il papà di Gianni, il mio amico, quello che mi ha chiesto appunto di realizzare un monumento ai caduti sul lavoro. Poi Facciolo, un'altra persona che è morta in Libano montando un silos. Un'altra persona che ho rintracciato, un certo Baldo, non mi ricordo il nome purtroppo, però è caduto lavorando al mangimificio di Ospedaletto. E un'altra persona che ha avuto un incidente nel lavoro guidando un camion dove il carico si è spostato ed è stato schiacciato. Quindi queste sono le persone che mi ricordavo, che mi hanno dato informazioni, per cui abbiamo dedicato questo monumento a loro, ma naturalmente anche quelli che non abbiamo ancora rintracciato, ecco, comunque a tutti. Complimenti per questa bellissima iniziativa. Sì. Prima di raccogliere qualche telefonata... Sì. Non so se arriveranno, comunque prima di aprire centralini, siccome io ho avuto un fine settimana, credimi... Difficile, duro. Ricchissimo di impegni. A volte capitano impegni uno appresso all'altro, sì, certo. Oppure non ci sono impegni e posso tirare il respiro.
Sono un respiro di sollievo. Aspetta un attimo, mi sono distratto, ho sentito dei rumori. Ecco, purtroppo io ho la mente, quando parlo... Concentrata. È come se leggessi tu. Basta un attimo, un fruscio, un qualcosa che mi porta completamente fuori strada. Ho iniziato sabato mattina sono andato a Bronzola di Campo d'Arsego, perché c'è un'associazione, Onlus Mattia Rigon, cui sono molto legato da anni. Ah sì, guarda. Vendevano dei ciclamini, anzi, prima di dimenticarmi, volevo ringraziare Stefano Rigon per l'ospitalità e per il ciclamino che aveva dato alla mamma del nostro editore. Però sarò più preciso domani con nomi, cognomi e con la dazione di fatto del ciclamino. Qui siamo, ecco, quello è patron. In basso, in centro sono io. Tu e sopra il patron, quello, ecco, è stato sindaco. Ecco, è arrivato l'ex sindaco di Campo d'Arsego, Mirko Patron. Esatto. Poi c'è la Angelica, da sinistra verso destra. Angelica, Stefano Rigon, Mirko Patron e il motorino dell'associazione, la Stefania Scapin. Ci sono altre, ecco, qui è un primo piano che mi ritrae insieme ai miei due grandi amici Stefano Rigon e Stefania Scapin. Sono due care persone. Qui sono con la titolare del panificio Carnin, perché si mettono ai lati del panificio Carnin di Bronzola, la signora Antonella, e sono con la Stefania, poi dopo ci sarà anche il marito, mi sembra, Loris. Ecco, questo è il sindaco di Campo d'Arsego, Walter Gallo, che sarà quanto prima ospite nei nostri studi. Anche lui è andato lì, lo vedete qui sempre con Angelica, sindaco, Stefania, quel signore non lo conosco, e Stefano Rigon. Mi sembra che ce ne sia ancora un altro, ecco, questo è il titolare, Loris Carnin, insieme a Stefania e a Stefano. Ecco, per il momento un po' di pausa, perché poi ho lasciato Bronzola e sono andato a Vigozza, dove abito. Quando posso, non sempre, ma quando posso, passo da alcuni amici, a fare vado cosa? A trovarli, perché hanno del pane eccezionale, vedi. Si chiama Forno dei Desideri, se ti capiti da quelle parti, vado al Forno dei Desideri. Bravissimi, in via Cavour 40 a Vigonza, lì sono amico di Enzo Spatalino. Bene. Facciamo una cosa, regia, intanto apri i centralini, vediamo se c'è qualcuno che ha voglia di intervenire. Non ho detto i temi attorno ai quali poter discutere, quello che è successo sabato a Roma. Io ho condannato, nella mia opinione, quello che è successo, ho messo le mani avanti, va bene, però ci sono degli infiltrati. E quell'episodio è stato fortemente strumentalizzato dalla sinistra. Sai cosa ho detto nella mia opinione? Gli amici della sinistra, cui riconosco una strategia da guerra, sono abili nel creare il casino quando non c'è. Figuriamoci quando hanno l'opportunità di un qualcosa su cui attaccarsi. Sopra. Esatto. Vanno a nozze gli amici della sinistra. Comunque, da condannare quello che è successo nella sede della CGIL. Assolutamente. Vi rinvio alla mia opinione, perché ho fatto delle considerazioni molto preziose, 20 e 30, per non perderla. Sicuramente Simone Minotto, il titolare del panificio, insieme a Deborah Iari, vedrà la mia opinione, poi mi farà i commenti quando lo vedrò sabato prossimo. Prendiamo questa telefonata. Buonasera. Buonasera Enzo, Luigi Zoin, Padova. Buonasera anche all'ospite. Allora, proprio su questi fatti, io sono andato indietro nel tempo
al G8 di Genova. Il G8 di Genova è una situazione più o meno come questa, lasciando perdere un attimo la scuola Diaz, no? Dove c'è stata la mattanza da parte dei poliziotti nei confronti dei chiamiamoli studenti. Detto questo, ora noi sappiamo che non si può ricostituire il partito fascista o tutto quello che vedrà attorno al fascismo, non si può ricostituire. Però mi chiedo, Forza Nuova si è presentata non tanto tempo fa, si è presentata come partito in questo paese. Allora, chi ha dato l'ok affinché questo partito potesse nascere? Primo, perché se tu, Stato italiano, fai nascere questo partito, abbiamo anche una Corte Costituzionale, abbiamo un Presidente della Repubblica, perché è nato questo partito? A chi ha fatto comodo che ci fosse questo partito? Però sono andato oltre, ho detto vado al G8 e vedo che ci sono i ragazzotti dei centri sociali che hanno devastato letteralmente una città, l'hanno letteralmente devastata. Ricordo. Hanno sfasciato macchine, ne hanno fatto di tutto. Poi quei bravi ragazzi che hanno circondato il carabiniere sulla camionetta che era solitario, e alcuni con la spranga e il valoroso ragazzo con la bombola del gas che poi è stato ucciso da Placanica, il carabiniere si chiamava così, è diventato un eroe. Sono diventati degli eroi. Cioè, noi assistiamo a questa tragedia in questo paese dove ci sono due fascismi. Uno è quello nero e l'altro è quello rosso. Quello rosso non può fare a meno di quello nero, perché se non ci fosse quello nero, a chi darebbero del fascista? A chi? Capisci? Adesso che la Meloni e Salvini hanno oltre il 40% da soli, e devono trovare il sistema, stanno facendo quadrato, è quello che hai detto tu poc'anzi, stanno facendo quadrato e guerriglia contro, hanno messo dentro professori universitari, filosofi, chi più ne ha ne metta, no? Per colpire chi? Ma dovrebbero colpire loro stessi, come diceva Pannella, i fascisti dell'antifascismo. Bravo. Pannella li aveva sgamati, è per quello che aveva il 2%, lo tolleravano perché aveva il 2%, ma se Pannella avesse avuto il 20% gli facevano una guerra civile contro. Con questo vi saluto, è una vergogna per il nostro paese, sì. Continua la vergogna per il nostro paese e andiamo avanti così, vedremo dove ci porta. Grazie, grazie al nostro amico Luigi Zoin di Padova, attento osservatore. In effetti quello che è successo sabato a Roma ci dovrebbe indurre a delle profonde riflessioni. Per un centinaio di facinorosi, c'è una telefonata. Allora prendiamo questa telefonata e dopo un commento da parte del sindaco. Mi fermo anch'io, buonasera. Buonasera, Andrea da Favaro Veneto. Favaro Veneto, prego. Okay. Allora, dopo tutti i casini che hanno combinato il popolo italiano, la verità, il popolo italiano ha fatto questi casini, non la destra, non questo, non quell'altro, tutto un assieme di persone ci sono trovate là. E non è finita così, perché sanno benissimo che siamo governati da quattro rincoglioniti. Scusate, ma cosa penso? Senza contare che prima del 20 se ne sarà tantissimo ancora di queste cose, visto come va qua in Italia. Comunque purtroppo abbiamo la Lamorgese che è un ministro flop, purtroppo è la realtà, dai, se guardano bene le cose, cosa vuoi che faccia la Lamorgese? Non sa fare lavoro per me. E dopo ce ne sono tantissimi altri che proprio, ma cosa va a fare Mario Draghi sulle quinte di tutti dove c'era Landini? È la prima volta che succede in Italia.
che un primo ministro va a vedere da un sindacato dove erano tutti i vetri, i tavoli e compagnia bella. Landini se l'è meritato, secondo me, perché ha troppo sputtanato la destra. Questo è il fatto, sempre secondo me, io parlo per me, non c'è nessun problema. Ma non so, io penso che come si chiama quella dei Fratelli d'Italia, se non mi ricordo più il nome. Giorgio Meloni. Mi faranno fare la fine di Enzo Tortora, lei, vedrai. Se non va a finire così. Sì. Vedrai. Qua in Italia purtroppo siamo in un caos. Non c'è più il politicante di una volta. E il popolo finalmente sta emergendo. Perché non ha importanza che sia di destra, di sinistra, di centro, in paradiso, sott'acqua. È importante che il popolo insorga quando le cose non vanno bene per la nostra nazione. E ci mancherebbe altro. Adesso la saluto e dico buona serata e statemi bene. Grazie lei al nostro suo amico di Favaro Veneto. Diamo l'opportunità al sindaco di poter dire qualcosa. Indubbiamente, guarda, quello che è successo a Roma è gravissimo. Io ritengo che ci sono stati degli infiltrati che hanno vanificato l'opera di centinaia e centinaia di persone. Ne sono convinto. Sì, anche secondo me c'è l'opera di alcune frange di persone infiltrate per fare casino, perché in Italia ne abbiamo viste di cotte e di crude, quindi sappiamo da quello che è successo in passato che ci sono state queste cose. Mi sembra che Cossiga lo diceva spesso, che bisogna sempre stare attenti a quello che succede. Cosa perché ha detto? Ripeti. Cossiga diceva, aspetta, ha detto, rinvio quello che ha detto Giacomo Scapin alla regia, e la regia deve per conoscenza intervenire. Hai sentito? Cossiga, sì. Fatalità, anche noi abbiamo scomodato la buonanima di Francesco Cossiga oggi nell'opinione, non era in scaletta, perdonami regia, ma vedi, le cose improvvisate riescono meglio, perché ti faccio leggere appena la regia è pronta, quello che diceva Cossiga. Me l'ha mandato una mia amica. È stato ministro, la signora Angela Valentini, ministro, è stato ministro degli interni Cossiga, sì, proprio poi nel periodo del rapimento Moro, quindi ne sa di cose quel, per me, bravo, ne sapeva, scusa, uno dei di cose quel signore. Presidente che la Repubblica Italiana, ecco, attenzione corvi, sciacalli all'ascolto, sacchetti a perdere, se vuoi rendere innocue le proteste devi infiltrarle con gruppi violenti che spacchino tutto per poi dare la colpa ai manifestanti pacifici. Grande, grande presidente Cossiga! Bravo, bravo! Quando ci vuole, ci vuole. Un plauso. Hai fatto bene, mi hai stuzzicato. Vabbè, non io è... non ne volevo parlare perché ne ho parlato nella mia opinione. Faccio i complimenti. Non è stata colpa mia. Bravo. Mi sembrava che ci stesse a pennello, diciamo, bravissimo, come bravo personaggio. Poi ho letto qualcosa di un certo onorevole Provenzano del PD, credo, della sinistra, che dice sciogliamo Fratelli d'Italia. Ma mi sembra un po' una cosa assurda che andiamo a sciogliere un partito solo perché alcune frange di Forza Nuova hanno fatto qualcosa, ma a parte che bisogna dimostrare se erano proprio di questo raggruppamento politico. Ma poi la Giorgia Meloni ha preso le distanze. Sì, sì, certamente, però vedi che ci sono sempre due pesi, due misure, perché adesso ti faccio un altro paragone. Quando c'erano in Italia le Brigate Rosse di danni ne hanno fatte, ti ricordi che erano un po' affiancate o comunque erano di area di sinistra? E cosa diceva il PC dell'epoca? Sono compagni che sbagliano. Li giustificavano sempre, mentre questi non si possono giustificare, questi sono fascisti che sono sopravvissuti al periodo di Mussolini e li troviamo ancora qua, ma non è possibile. Due pesi, due misure, ci vuole un po' più. Preziosi. Ci sono, Giacomo, ci sono. Sei un buon compagno di viaggio. Va bene, ma mi sembra che la storia va interpretata giustamente per quella che è, non va travisata.
o raccontata a seconda della comodità. Io mi auguro che il presidente Draghi e le alte autorità dello Stato facciano lo stesso se succede dall'altra parte, perché quante volte hanno incendiato le sedi di Forza Italia, Fratelli d'Italia, anche della Lega, Lega gazebo della Lega, travolti. Ecco, dopo il giorno dei cretini la sinistra ci marcia. Bellissimo il titolo di apertura di Libero. Una decina di estremisti arrestati per le violenze a Roma. CGIL, PD e Movimento 5 Stelle vogliono sfilare sabato in piazza per l'antifascismo. A un giorno dai ballottaggi il centrodestra non ci casca. E per il Green Pass purtroppo il governo non cambia. Deve stare attento questo esecutivo, perché c'è tanto malumore in giro per l'Italia, signor Draghi. State attenti a Roma. Telefonata. Non forzate la mano. C'è un limite a tutto. Buonasera, chi è in ascolto? Sono Gentilini. Gentilini. Ciao sindaco Scapino. Ciao Gentilini. Ciao Giancarlo. Congratulazioni grandissime, sai. Grazie tua mille. La tua direzione, ecco, cerca di portare avanti sempre i nostri ideali, sai. Ecco, basta, questo è un augurio che ti faccio, di continuare la strada che hai segnato per il passato. Ecco, certo. mi congratulo con te e sei un grande rappresentante del mio popolo, hai capito? Senti che Gentilini. Grazie, grazie Gentilini. Telespettatori. Ecco. Ascolta Spatalino, volevo dirti che è notorio che quando organizzi qualche adunata, eccetera, salvo quella degli alpini, perché nessuno si sogna di entrare nelle file degli alpini perché verrebbe disintegrato, ma non importa. Sanno che sono motivi per infiltrazioni di gente abituata a sovvertire l'ordine pubblico. E allora mi meraviglio che non ci sia stato un controllo in quei personaggi che sono apparsi come i provocatori. Adesso la sinistra dice fascisti, eccetera, ma sta adottando il modo che i romani, quando c'erano marette all'interno del governo, facevano una grande festa e il popolo mangiava e beveva e si dimenticava. Stanno facendo questo qua, hanno fatto rinascere il fantasma del fascismo che non esiste assolutamente più. Perché vorrei dire ai compagnucci, non parlano mai di 100 milioni di innocenti uccisi da Stalin e dai bolscevichi. Ecco, allora io dico a Draghi, ascolta Draghi, se vuoi evitare queste riunioni continue dei Novas, fai il vaccino obbligatorio, e quindi è una legge che va seguita, e quindi non si ammettono più nessune riunioni sulle piazze. Così non dai modo, esatto, a questi facinorosi di entrare e di sovvertire l'ordine pubblico. Ecco, è un suggerimento che dico anche a Luca Zaia e a tutti i governatori. Fai il vaccino obbligatorio e vedrai che cesseranno anche tutte queste manifestazioni odiose e imbecilli anche dei Novas. Un grande abbraccio a te, a tutti i telespettatori. E un grande augurio al sindaco Scapin. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Grazie al sindaco sceriffo Giancarlo Gentilini da Treviso. Un rapidissimo commento. Io condivido quello che ha detto Gentilini, ma guarda caso sabato faranno questa manifestazione oceanica alla vigilia del ballottaggio. Guarda caso. Qualcuno diceva che a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca, sì. Guarda caso vanno lì proprio a poche ore prima del ballottaggio.
per condizionare l'elettorato. Mamma mia. Ma guarda, che pena che mi fanno. Credo che Gentilini, diciamo, dalla sua posizione dove si trova, nel senso che di cose ne ha viste e ne ha conosciute tante, credo abbia detto una cosa giusta, nel senso che qua si vuol far rinascere il movimento fascista, non so, il fascismo, ma il fascismo è morto, sepolto, non esiste più, è inutile che facciamo delle grandi manifestazioni oceaniche e non so dove troveranno la gente, dovranno pagarla per portarla in piazza. Vabbè, per questa motivazione qua. Qui si muoverà la macchina da guerra del sindacato, sono forti, riconosciamo loro questo merito, l'organizzazione, sono bravissimi, porteranno a Roma magari anche i moribondi, i derelitti, gli sciancati, li portano con le bombole d'ossigeno, perché siano in tanti. Guarda, sull'organizzazione tattica niente da dire, ma va bene. Utilizzeranno sabato per loro piacimento, ne sono convinto. Però sai, secondo me gli italiani sono stufi di tutta questa gentaglia, di tutti questi racconti, di tutta questa realtà che non è la verità. C'è una buona fascia percentuale di persone che è pilotabile, influenzabile, credimi. Allora, se è così, siamo un po' messi male e io invito la gente di buona volontà che non casca, diciamo, sotto questi, che non cade sotto queste false promesse, ideologie, di ribellarsi un po' e di farsi vivo, perché altrimenti qui saremo in mano alla peggior specie. Va bene, ci fermiamo una manciata di secondi e poi ancora con qualche contributo, perché ti ripeto, fra sabato e domenica io in genere aspetto il fine settimana per riposarmi. Ah, ho capito. Ma è stato un fine settimana denso di appuntamenti. Alla fine domenica sera mi sono addormentato sul divano, padrona, sulle 9:05 mi sono addormentato, tanto che ero stanco. Però è opportuno che io ricordi le brave persone, anche per un sentimento di gioia che ho provato in particolare ieri pomeriggio a Cadoneghe, ma vi racconterò dopo i particolari. Grazie. Fermata la cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di aquino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Lega Nazionale per la difesa del cane, perché gli animali hanno un cuore. Vieni al Parco Zoofilo San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Vieni ed adotta uno dei tuoi migliori amici a 4 zampe. Aspettano impazienti le tue coccole. Parco Zoofilo San Francesco. Più di 4.000 adozioni in 10 anni. Aperto tutti i giorni, festivi compresi. Ricorda, Parco Zoofilo San Francesco, via Borghetto 1, a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Perché gli animali hanno un cuore. Eccoci di nuovo insieme a voi. Prima di raccogliere una telefonata, volevo fare i miei auguri ad una fedelissima
telespettatrice che mi segue con affetto da tanti anni, Anna Sassaro di Pozzo Novo, provincia di Padova, spero che sia all'ascolto. Anna, tieni duro, sei forte, con l'affetto del tuo maritino Luigi Bregolin, con il nostro affetto vedrai che supererai anche questo momento. Noi di Prima Free ti siamo vicini. C'è una telefonata, la prendiamo, buonasera. Buonasera, Roberta da Venezia. Buonasera Roberta, prego. Allora, io volevo dire la mia sui fatti di sabato. Prego. Che secondo me si stanno nascondendo dietro un dito, perché in piazza erano in 10.000, Forza Nuova saranno stati 2, 10, 20, non lo so, ma di Forza Nuova erano un gruppo sparuto. Gli altri erano 10.000 e non erano di Forza Nuova, erano persone che protestavano perché devono fare quasi obbligatoriamente un vaccino, va bene, che è un vaccino che, per cui bisogna firmare, quando ce lo facciamo dobbiamo assumerci la responsabilità. E tra l'altro è anche secretato, non sappiamo cosa ci sia dentro perché è secretato. Insomma, la gente non è scema, va bene? È un vaccino pagato con l'erario pubblico e comunque invece è quotato in borsa. E le case farmaceutiche sono quotate in borsa, per cui la gente si può comprare anche le azioni. Allora, i 10.000 li chiamano sprezzantemente i Novax. È gente che si è fatta tutti, tantissimi di loro, si è fatta tutti i vaccini, compresa l'antinfluenzale, l'antitetanica. Ma andare a firmare sotto la propria responsabilità per un vaccino secretato, perché non si sa cosa c'è dentro, è secretato, ripeto, allora io credo che sia un problema reale. E se c'erano anche 10-20 di Forza Nuova, no, nessuna importanza, perché sono cavoli loro, perché 10.000 erano persone normalissime, che probabilmente non appartenevano neanche a nessun partito, solo che protestavano, avevano le ragioni per protestare. Allora, siccome questi qua che sono al governo sono i migliori della classe e tutti gli altri sono brutti, sporchi e cattivi, io mi domando quando andremo a votare, se andremo a votare nel 23, politicamente che fine faranno. Io gli auguro di andare sotto zero personalmente, visto che sono i meglio. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie Roberta per quello che hai detto, io condivido. Il sindaco Scapin condivido pienamente, perché tutto quello che ha detto la signora al telefono, i telespettatori sì, hanno più saggezza di tanti, non di tutti, ma di tanti politici. È veramente condivisibile romani, perché ha detto la verità in pratica. Quindi mi è arrivato verso le 5:30 un link, non ho avuto tempo di esaminarlo, anche perché ho fatto già combattere oggi il mio regista Giovanni Stompa, che ringrazio per la sua professionalità e per la sua dedizione assoluta a questa trasmissione. Ma mi sembra di aver scorto qualcosa di interessante in questo video. Se fosse come prevedo io, domani succederà la bomba, va bene? Intanto prendiamo questa telefonata. Buonasera. Buonasera caro Enzo, sono Daniela e chiamo da Mantova. Daniela di Mantova, ciao Daniela. Sì. Ciao caro, ciao a te e un caro saluto al tuo ospite. Allora, non ti ho mai nascosto, e quindi non ho mai nascosto a chi tra ai tuoi ascoltatori, che io ho scelto, e finché potrò, di non vaccinarmi. Ma non perché non creda ai vaccini, perché quello che c'è stato da fare durante la vita per assicurarsi un certo stato di salute, le ho sempre fatte. Però io non mi fido di Speranza, io non mi fido di questo governo, non mi fido di questa gente. Non posso fidarmi di gente improvvisata, di gente che oggi ti dice una cosa e il giorno dopo il rovescio di quello che ti ha detto il giorno prima. Non mi posso fidare. E siccome non è un'esigenza mia, perché se io faccio l'antitetanica, non è perché qualcuno è venuto a dirmi tesoro la devi fare l'antitetanica. No,
l'ho fatta io, una scelta mia, e non posso incriminare nessuno. Ma qui non è una scelta mia, mi viene imposta anche con crudeltà, mi viene imposta anche con crudeltà, e io non credo a questa gente che ritengo profondamente disonesta. Il signor Speranza, chi prima di lui, cosa ha fatto per salvaguardare il popolo italiano in caso di pandemia? Dicono che dal 2005 è bloccata ogni sorta di cura in questo senso. Mancava il piano pandemico, sì. Che hanno mancato a questo dovere istituzionale di aggiornare il piano pandemico. E perché? Perché da loro sono dei disonesti e fanno i crudeli con la povera gente che non fa altro che fornire loro foraggio. Io non posso, proprio perché non credo alla persona Speranza, non credo a chi lo sostiene e a chi lo ha sostenuto e a chi lo circonda. Ecco, tutto qui. Grazie, sono Daniela. Un'italiana scontenta e anche disorientata, però la mia luce non l'ho mica persa. Grazie. Ciao. Ciao, buonasera Daniela. A tutti. Ciao. La nostra ciao. Amica Mantovana ha tante sì. ragioni da vendere. Tante responsabilità sono di Roberto Speranza, ministro della salute e della sanità. Vorrei un giorno svegliarmi, prendere i giornali e leggere in prima pagina indagato Speranza. È un mio sogno. Come mai non ci sono magistrati che vanno fino in fondo? La sola mancanza del piano pandemico dovrebbe giustificare l'apertura di un procedimento a carico di Speranza. Perché tante protezioni a sta gente? È un comunista, e vabbè, d'accordo, passa. Ma può il fatto che uno è comunista di restare sempre esente da colpe, viva il Dio? Tutti hanno le loro responsabilità. Ma anche tutto il governo o comunque... Sì, ma lui è il primo responsabile. Sì, certamente, ma anche tutto lo staff. Perché... Draghi che si fida di uno che non è all'altezza. Credimi, un tipo come Speranza, il ministro della salute, in quali mani noi siamo affidati? Vuol dire che, siccome è una persona intelligente, vuol dire che... Ma il ministro della sanità... Draghi è intelligente, non Speranza, non so se è intelligente. Esattamente, dovrebbe essere un medico, più competenze, professionalità, a ognuno il suo. Non potete dare un dicastero così importante a uno che non sa tenere neanche un ago in mano, non esiste lontanamente. Buonasera, chi è in linea? Dai, e dopo aiutami. Buonasera. Ciao, sono Antonio da Verona. Buonasera Antonio. Buonasera al suo ospite intanto. Ciao. Io volevo dire due cose, no? Riguardo una prima i fatti di sabato e una riguardo il vaccino, no? Allora, secondo me, riguardo i fatti di sabato c'è da fare una considerazione. Per conto mio, dice ha fatto il filtrato della sinistra, pagato dalla sinistra per fare il casino. Tanto poi gli avevano promesso che sarebbero stati rilasciati se presi, perché c'era stato così senz'altro, perché era impossibile. La seconda cosa è che riguardo il vaccino, no? Allora il problema non è il vaccino, il Green Pass o così via, il problema è il virus. Non possono pretendere di farti un vaccino se non conoscono la malattia. Dovevano andare fino in fondo alla Cina e dire cosa avete fatto. Io non è stato fatto niente, addirittura volevano sapere qualcosa, la Cina ha detto non dovete sapere nulla. E allora, se adesso io ho la tosse, prendo lo sciroppo, ho problemi di pressione, c'è la pastiglia per la pressione e così via. Ma se di questo virus non conosco nulla, che vaccino posso fare? Io ho fatto i vaccini come sono in regola, però capisco anche la diffidenza della gente, perché... comunque si vedrà più avanti che effetti avrà, comunque va bene. Ecco, queste due cose volevo dire. Ti ringrazio Antonio, saluti alla mamma. E buonasera. Ciao, grazie. Ma perché? Dammi una spiegazione, tu sei un politico figurati, navigato da tanti figurati. Anni, sei in mezzo alla politica. Perché, come da più parti sollecitato, Draghi non emette un provvedimento legislativo? Cioè, fare per legge il vaccino, perché si rifiuta? No, perché basterebbe una legge e basta, legge dello Stato la devi fare.
Secondo te perché Draghi si rifiuta di accedere alle richieste che da più parti gli vengono rivolte? Fare per legge, introdurre per legge il vaccino. Perché secondo me non si può fare. No, si potrebbe fare, solo che loro dopo sarebbero chiamati... Ma... Sì, ma pensi, sarebbero chiamati in causa per eventuali problemi per dare il vaccino. Sì, ma pensi che al governo la votano tutti sta legge? Perché sai, a me è normale, dopo il risultato non la faranno. Io avrei dei dubbi anche sul voto al governo, perché sai, hai ragione. A quel punto lì, siccome adesso con tutte queste norme loro si sono tagliati fuori, possono non farsi i vaccini, possono fare tutti i tamponi pagati dallo Stato, è a posto, ma se fanno una legge, la legge va rispettata anche per tutti i loro familiari, per tutti i loro parenti, per tutti, quindi non penso mica che al governo la votino, prova a pensare un po'. Mi hai messo una pulce nel orecchio. Proverò a sviluppare questo dubbio. Buonasera a chi è in linea. Sì, buonasera. Parla Giorgio di Padova. Caro Giorgio, buonasera. Buonasera Enzo, buonasera. E buonasera al suo ospite. Grazie. Allora, io Enzo vorrei fare una breve riflessione di carattere politico, ovviamente. Prego. Su quello che è successo a Roma. Quei teppisti che hanno devastato la sede della CGIL, che si può dire? Non si può che condannare un'azione di questo genere. Sì, perché, scusa Giorgio, di teppisti si tratta, Sì, certo. Sia ben chiaro. E di teppisti e delinquenti, secondo me. Allora, fatta questa premessa, io dico... Che cosa ne è venuto fuori? Che si è ricompattato tutto il sistema di sinistra, dalle TV, dai giornali che già erano schierati apertamente. Il fatto è che io temo un altro restringimento di freni, cioè questi attraverso le televisioni, attraverso la stampa, eccetera, vogliono tappare la bocca a chi la pensa in maniera diversa. E guardi che non è una cosa campata in aria la mia così, basta osservare tutte le televisioni, eccetto ovviamente la vostra Enzo e qualche altra, ma le TV Mediaset, eccetto qualche, quelle nazionali, ecco, sono quelle nazionali sono tutte schierate in una certa maniera. Allora è pericoloso quello che sta accadendo, però c'è un problema dentro il centrodestra, Enzo. Il problema è Forza Italia. Come fa la Meloni? Come fa il Salvini a stare insieme con Forza Italia? Ormai Forza Italia è schierata dall'altra parte, è schierata dalla parte del PD. Basta, faccio i nomi: Ronzulli, Bernini, Brunetta, cioè mamma mia, sono apertamente schierati Brunetta, dall'altra parte. Mamma mia. Come si può allora Salvini e Meloni continuare in questa strada? Io credo che lì ci sia un grossissimo problema, perché altrimenti l'ambiguità, Enzo, non paga. Mi fermo qui, grazie mille e buona serata. Grazie, anche valide sono le argomentazioni di Giorgio di Padova. Brunetta, ministro della pubblica amministrazione, è un fervente sostenitore di questo governo, il più sostenitore dei forzisti. Ha ragione Giorgio. È vero. Però ci sono problemi anche dentro la Lega, ci sono i governisti e ci sono i non governisti. Tu dici che ci sono problemi anche all'interno della Lega? Mi sembra di vederli, dopo forse sono meno evidenti, ma credo ci siano anche lì. Comunque io penso che la sinistra non aspettava altro. Ma questo sicuramente. Ha inventato, Sicuramente. È come c'è una fiammella, vanno a soffiare, perché divampi la fiamma. E ne vedremo delle belle domenica, guardate che sono degli artisti. Dobbiamo riconoscere che a sinistra
sono più organizzati di noi, non c'è niente da fare, non lasciano niente al caso. Bravi a creare la notizia dal niente e a svilupparla quando telefonata. C'è qualcosa. Telefonata. Quello che non c'è a destra, volevo se bene, tengo famiglia, vado al mare, chi me lo fa fare, penso al mio orticello. Lì a sinistra c'è più compattezza, è un dato di fatto. Riconosco loro obiettivamente questo grosso merito organizzativo. C'è una telefonata, la prendiamo, dai, poi ti fermi con le telefonate. Buonasera. Buonasera Enzo e al tuo ospite, sono Fabrizio dal Portogallo. Portogallo. Allora, la risposta alle vostre domande è molto semplice. Dovete ascoltare il professor Alessandro Meluzzi, vi spiega tutto. Noi sappiamo benissimo perché Draghi è là. Draghi è là per portare a compimento il lavoro di Monti, il lavoro che era stato programmato ancora su Britannia e per il quale c'è tutta una scaletta che stanno portando avanti. Dopodiché, voi sapete, no, e se non lo sapete ve lo dico io, perché Speranza è inamovibile, perché Speranza ha tutta una matrice dietro per il quale neanche Draghi, ma neanche il Papa lo può muovere, perché è finanziato dalle case farmaceutiche, chiedetevi e informatevi chi è suo suocero, ad esempio, per fare un esempio. Per quanto riguarda i fatti di sabato, è molto semplice, c'erano gli infiltrati, e gli infiltrati erano proprio della Digos, della Polizia, per cui il nostro Ministro degli Interni può andare tranquillamente a riposo. Ecco, io vi ho detto tutto. Se non ci credete, ascoltate Meluzzi, te l'ho anche mandata a Enzo. Ascoltalo bene, perché lì ti dice tutto e ti spiega esattamente Meluzzi. Come stanno le cose. In Italia, purtroppo, non ci vogliamo informare. Ed è per questo che succedono queste cose qua. Va bene? È tutto per stasera. Ci sentiamo un'altra sera. Buona serata a tutti. Ciao Fabrizio, buona permanenza in Portogallo, a te e alla tua famiglia. Cercherò di chiamare domani il professor Alessandro Meluzzi. Già gli ho dato la mia solidarietà perché in maniera vergognosa, è il caso di dirlo, è stato buttato fuori dall'ordine dei medici, perché lui è uno psichiatra. Dimmi te. Addirittura? Sì. Perché Francesco? Non si è vaccinato, l'hanno buttato fuori. Essendo un medico pure, dice tu non meriti, via, è democrazia questa, noi viviamo in una falsa, credetemi, ve lo giuro su Dio, viviamo in una falsa democrazia, ci raccontano la storia di Cappuccetto Rosso a Roma, questo esecutivo, sti quattro abusivi, dai fammi parlare di cose mie, almeno faccio contenti i miei amici che sono le cose più importanti, famiglia e amici. Io dopo aver lasciato Bronzola, Mattia Rigon, associazione, sono andato a Vigonza, prima di andare a casa sono passato dal panificio Forno dei Desideri. Non ci vado spesso, ma quando posso faccio la mia capatina, perché hanno fra le tante cose buone un pane pugliese eccezionale, fatto da Iari. Questi sono i tre soci, da sinistra verso destra. Simone Minotto, in centro la donna della famiglia, c'è la Deborah Benfenati e poi l'ultimo arrivato, Iari Fornaro, questo che fa il pane pugliese, il Forno dei Desideri. Ecco, poi qui c'è una collaboratrice, si chiama Fiamma Zampieri, la voglio ricordare perché suo padre, Bruno Zampieri di Campodarsego, è un mio fedelissimo sostenitore. Ciao Fiamma, ciao Deborah, ciao Simone e ciao Iari. E poi c'è anche l'esterno, mi sembra che ho fatto Forno dei Desideri. Questa è l'insegna felice che voi dovete incontrare a Vigonza, in via Cavour. Questo ragazzo, Simone Minotto, l'ho visto crescere. Sì, bello. Era insieme al papà un altro grande lavoratore, Guerrino Minotto, hanno fatto la storia a Vigonza, avevano il bar centrale e io il sabato sera
andavo a giocare la mia schedina a Totocalcio, sì, e portavo i miei figli, Luigi e Stefano, e loro gli offrivano il gelato mentre io mi attardavo a fare la schedina, e lui era dietro il bancone col papà, quindi ha avuto una scuola eccezionale. Lui non mi sta seguendo perché si alza alle 3 della mattina, immagino. Ma gli manderò, anzi vi invito a iscrivervi sui miei canali YouTube, su Telegram e su YouTube, gli manderò la trasmissione. Ma penso che la Deborah Benfenati mi stia ascoltando. Ciao Deborah, grazie per la vostra cortese disponibilità nei miei confronti. Chi ha un amico ha un tesoro. Andiamo in pubblicità e dopo ancora con Giacomo Scapin, lo ricordo per chi si fosse messo solo adesso all'ascolto, neo confermato sindaco di Ospedaletto Euganeo, una bellissima cittadina in provincia di Padova. Grazie. Una tradizione centenaria, Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Una grande azienda, una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di fabbri ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati. Taglio lamiere e taglio profili, servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili, per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili, con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Ehi, e la pizza? Quanto tempo è passato? È ancora nel forno? Tranquilli, tranquilli. Vado a vedere. Ciao Marco, ecco qui le tue pizze. La margherita integrale come piace a te. Buon appetito. Grazie. Ali supermercati, da 50 anni. Sentirsi a casa. Eccoci qua. Eccoci ancora insieme. Io devo fare una domanda importante al sindaco, però gli rubo qualche minuto. Va bene. Perdonami, perché io sono abituato a ricordare le persone. Certo. Come dicevo, ho avuto un fine settimana intensissimo. Ieri alle 13.30 ero insieme a dei miei parenti, è venuto mio nipote da Milano, il figlio di mia sorella, e ci siamo riuniti da un altro nipote, il figlio di mio fratello, a Reschigliano. Siamo stati insieme a mangiare fino alle 4. E poi, siccome mi ha chiamato Stefano Rigoni, dice, guarda che c'è Schiesaro, vieni. E sono andato a Cadoneghe. E lì ho avuto una gratitissima sorpresa. Ve lo giuro sul mio onore, su quello che ho di più caro, mi sono commosso. Mi direte voi perché? Ho incontrato una coppia, devo leggere i nomi per non sbagliarmi, Dina Michelon e Paolo Parpaiola di Cadoneghe, sono passati perché io lì c'era il banchetto di, sì, ma,
delle associazioni. C'erano dei banchetti di fronte, mi sono seduto e passava la gente. Tanti mi hanno salutato, anzi prima che mi dimentichi saluto anche la prima signora che si è fermata, la signora Guerrina Facco. Però questa Dina Michelon ha usato espressioni di riguardo. Erano contenti perché dopo 2 anni Madonna. Non mi vedevano. Ah, vedi. Avevano tentato di sapere da quell'altra dove parte. Dove eri finito? Il solito ostruzionismo ha impedito a migliaia di persone di sapere dove sono andato a finire. Ebbene, io devo all'invito di Stefano Rigon questa possibilità. Ma come mi ha parlato? Se non avessi avuto come testimoni la Marzia, lo stesso Stefano Rigon, Martino Longo, anche loro sono meravigliati, dell'affetto che hanno con avuto... la quale mi hanno salutato. Era commossa questa signora. E allora ho capito in quel momento, te lo giuro su Dio, quanto è importante il mio lavoro di comunicazione con la propria gente. Io faccio felice migliaia di persone che mi stimano, mi vogliono bene. Certamente. Possono sembrare cose futili, ma per me sono di una importanza enorme, perché io credo in certi valori che sono ormai persi. E quando vedi questi signori, addirittura alle 6:30 non si parla in quella casa. Si ascolta Spatalino Enzo. È bello. Ho detto anche di seguirmi stasera, di farmi un po' di pubblicità, di seguirmi nell'opinione alle 20:30. E quindi mi fai vedere le foto di Cadoneghe di ieri pomeriggio, fammele vedere sperando di ricordare tutti i nomi. C'è anche quella con il sindaco e la sua giunta. Ecco, qui io ero di fronte c'era il banchetto, da sinistra verso destra mi sembra che sia Paolo, non li riconosco neanche con le mascherine. Poi c'è la Marzia, la mia sentinella, sì, di Albignasico, il sottoscritto, Martino Longo, Stefania Scapin, sì. Angelica Ceccarello e quell'altro ragazzo, non ricordo il nome, fa parte dell'organizzazione. Vai pure avanti, qui c'è Stefano Rigon, Marzia, io, Martino Longo, Stefania Scapin e Angelica Ceccarello. Qui è, dunque, mi sembra che sia, qui alcuni non li conosco, Paolo, quello se non lo conosco, a volte Stefano mi mette anche in difficoltà perché fa 3.000 foto, me le manda contando che io le faccio vedere, ma non so i nomi, comunque eravamo sempre ecco, a Cadoneghe. E qui c'è la giunta di Marco Schiesaro, sindaco con la fascia tricolore, vice sindaco e assessore insieme a Stefano. A Stefania e Angelica. Bello. Mi sembra che con questa abbiamo ce n'è un'altra ancora. Paolo, Stefania, Martino Longo, la nostra Marzia e Stefano Rigon. Ancora sempre gli stessi. Va bene, dai. Ecco, questo primo piano. Il primo piano in basso Martino Longo, Stefano Rigon. Chi vi parla? La Marzia con la mascherina e la intrepida Stefania Scapin, vero motorino dell'associazione. Ho passato un'oretta in buona compagnia, ma ero distrutto, però contentissimo di quell'incontro. Di quelle amicizie ritrovate. Dina Michelon e Paolo Parpaiola. Avrei voluto, te lo giuro su Dio, registrare immagino. Quello che hanno detto e filmarli. Sarebbe stato un regalo enorme. Comunque grazie di cuore per la vostra attenzione. Io ti faccio una domanda, tu mi rispondi, sì. Io vado a prendere dei messaggi. Secondo me la tua vittoria, sì, in quel di Ospedaletto Euganeo acquista ancora più importanza per il fatto che tu hai battuto anche quelli della Lega che ti remavano contro. Purtroppo è vera la notizia, o mi sbaglio? No, la notizia è verissima. Quindi succede... ci hanno fatto la guerra anche i leghisti. Sì. Aiaiaia. E la sezione locale, quindi con l'appoggio anche di quella provinciale, mi ha fatto la guerra, ma il bello è che ero insieme a quelli che restavano del PD anche, sai? Addirittura. Quindi il PD si è messo... No, non ci posso credere. Sì, sì, sì. A Ospedaletto massimo succede questo. Massimo beneficio d'inventario che i leghisti... possano marciare insieme ai pidini
contro Giacomo Scapin? Mai! Ma come mai? Se fosse vera la notizia, loro prendono le distanze da tanti amici potenti. Purtroppo tante volte l'ebbrezza, l'ubriacatura c'è anche in casa leghista. Sì. Non a caso proprio stanno rovinando tante situazioni, e mi fermo qua per motivi di evidente riservatezza. Proprio così. Complimenti, però, hai fatto bene a sconfiggerli. Alla fine abbiamo battuto tutti, in pratica. Si sono messi tutti Bravo. Insieme per sconfiggere la lista mia, sì. la lista Scapini. Alla fine i cittadini, la gente per bene, ci ha premiato. Ti volevo fare le scarpe. Sì, esatto. Sei sicuro della notizia? Non mi far fare brutte figure. Ma figurati. Quindi basta guardare. La Lega ha corso sì. contro Giacomo Scapin a Ospedaletto Euganeo. Proprio così, assieme al PD. Mi dispiace perché massimo beneficio di inventario. Va bene. Stento a crederci. Verifica. I leghisti con i PDini contro di te? No, verifica. Stai scherzando. No, verifica. L'incredibile sta notizia, qualcuno riferirà, perché ho tanti amici leghisti all'ascolto che riferiranno che a chi dovere, che e sappiate che a me non importa niente. Come ho detto nell'opinione, ho usato questa espressione: me ne frego, non ho tessere politiche in tasca, men che meno quella leghista. Ho il mio ideale che va in quella direzione, ma nulla mi impedisce di essere obiettivo, sereno nelle mie valutazioni. È come se io domani vado a votare e voto a sinistra. Hai fatto bene, ma fammi parlare di questo mio grande amico Giovanni Franco Coppiello. Bravo Franco, stai ritornando alla grande come una volta. Qui è con suo amico Eterredo Bonomo negli uffici amministrativi di Pererolo di Vigonza, il quartier generale di Barbara Coppiello, la sua primogenita. Poi c'è la seconda, Paola. Angus Beef si sta distinguendo ultimamente per alcuni prodotti unici che ha solo lui. Di qualità. Di qualità, le croccole. E poi ci sono, ti faccio venire l'acquolina in bocca, gnocchi. Gli gnocchi con sfilacci. Gli sfilacci. A però quest'ora un assaggino non basterebbe. Eventualmente per Mattia Rigon rinviamo a domani, abbiamo già parlato abbastanza di Mattia Rigon, lasciamo stare le locandine. Se mi fai vedere soltanto la locandina dei Cagnetti per non perdere le nostre tanto care abitudini, mentre io leggo qualche messaggio, dai. Parco Canile San Francesco, piazzola di sul Brenta, a Presina esattamente, adotta il tuo amico a quattro zampe. Va bene, ecco, mi ha mandato un messaggio, torna pure in studio. Mi ha mandato un messaggio Antonio Oro, cui facciamo gli auguri perché è il suo compleanno. Bene. Ex carabiniere. Complimenti. Mi ha mandato un video che devo valutare con calma. Parrebbe capire che c'è la prova degli infiltrati. Lo leggerò andando a casa. Attentamente. Grazie Antonio. Spero di trovare quello che cerco in questo link che mi hai mandato. Dunque, ciao Enzo, un pensiero anche nella tua trasmissione per l'agente scomparso. È morto l'agente che era in fin di vita della polizia locale di Padova. Il vigile che ha fatto l'incidente? Sì, molto. Lavorava anche, se non sbaglio, con la Elisa Venturini. Devo aver detto qualcosa anche della Elisa. Condoglianze alla famiglia e a tutta la polizia locale di Padova e di Casalserugo. Grazie per il messaggio. Andiamo avanti. Dunque, ne ho visti. Fammi dire ok a Diego, che gli ho risposto. Poi, ciao Enzo, un cordiale saluto e complimenti al neo sindaco. Buona serata Martino e Blandina. Grazie Martino e Blandina. Dunque, dove è andato a finire? Avevo visto, eccolo qua. Marzia di Albignasego. Ciao Enzo, buona serata. Un caro saluto a te e al neoconfermato sindaco Giacomo Scapin. E ci date un abbraccio. Bene. Grazie Marzia. Grazie anche per essere venuta ieri.
scusami se poi io ti ho lasciato, ma ero distrutto. Li mettiamo un fiorellino, se lo merita. Sì. Ok. Anche due. Anche due. Dunque, buona serata, sono Maurizio di Cadoneghe. Quello che è successo a Roma e a Milano non è nulla. Se vogliamo trovare qualcosa di veramente interessante, si dovrebbe analizzare il comportamento, scusami se non leggo quello che hai scritto, della ministra, io dico del ministro dell'interno e delle prefetture. Questa è una mia idea. Questi sinistri non conoscono vergogna, hanno partorito le BR, centri sociali che radono a solo intere città, in arre, eccetera. Adesso gridano allo scandalo. E Draghi, poi che va alla CCL, saluti da Marco, era una visita dovuta quella del primo ministro. Mi auguro che faccia altrettanto se dovessero devastare qualche sede della Lega, di Fratelli d'Italia o di Forza Italia. Quando distruggono i banchetti. Andiamo avanti. Buonasera a tutte e due. Come mai il sindacato porta i guanti? Vorrei una risposta. Non ho capito. Il sindacato porta i guanti? Giusi di Padova. Boh, non ho mica capito. Cerca di essere più chiara. Buonasera, signor Spatellino. A lei e al suo ospite. Secondo me tutto questo scempio vergognoso è pilotato dalla sinistra. Altro che fascisti per fare sparire dalla circolazione Giorgia Meloni, che in questo momento la vedo l'unica persona che dice le cose giuste. Grazie, ci manca il nome. Leggo soltanto questo e poi mi fermo, ti lascio ai commenti. Gentile signor Spatellino e signor ospite, il vostro parere sulla manifestazione di sabato prossimo. Chi ha dato il permesso di farla? Io mi ricordo che da sempre, il giorno prima delle elezioni, c'era il silenzio di meditazione e riflessione. Ma dove stiamo precipitando? Saluti Giovanni Scattolini da Sant'Ambrogio di Trebaseleghe. Hai capito cosa ha voluto dire? Sì, il nonno, ma Giovanni? Mi sembra che abbia fatto una osservazione molto Ha letto nel pensiero, nonno legittima. Giovanni, non perda l'opinione. Anch'io ne ho parlato stasera alle 20:30, ho detto nei 15 giorni prima non si possono fare... No, i tre giorni prima del voto c'è il silenzio. No, due giorni prima dopo. Sì, venerdì, sabato, sì, esatto. Però a me impongono il silenzio un mese e mezzo prima. Ho capito. Poi non si possono fare i sondaggi, sai, sono vietati i sondaggi... Sì, e pubblicarli. 15 giorni perché dicono che possono influenzare. E poi giustamente, come rileva nonno Giovanni Scattolini, danno l'autorizzazione sabato a poche ore dal voto di andare in piazza. Non do parole, mi estendo, se no stasera faccio una brutta fine. Parla tu. Vuoi che ti dica una cosa? Allora, sì. Allora, secondo me non ci sono più regole. Vale tutto, perché adesso ti racconto un episodio che è accaduto a Ospedaletto il sabato o la domenica prima delle votazioni. Era scritto sul Mattino e poi è stato pubblicato anche sul Corriere del Veneto, quindi non dico una roba così a casaccio o che non si può dire. No, dì quello che devi dire. Il sacerdote di Ospedaletto nell'omelia ha invitato i cittadini, diciamo noi fedeli, ha detto ci sono le votazioni e io mi presento all'elettorato, non voglio favorire nessuno e voterò scheda bianca. L'ha detto durante l'omelia. Mi capisci? Mamma mia, bestia. Quindi lui non ha detto vi invito a votare scheda bianca. Io voto scheda bianca, però è implicito, cioè quando fai un'omelia e ti rivolgi ai cittadini che poi usciti dalla messa devono andare a votare, mi sembra che la cosa sia un po' fuori luogo. Hai prove di questo? C'è cioè, sul giornale, ci sono i testimoni. Guarda, mi è scappato. Quindi vedi che non c'è più regola, non c'è, ognuno fa quello che vuole, perché se giustamente adesso fanno una manifestazione il giorno prima del voto ed è pro-sinistra, perché mi sembra che sia ovvio, vuol dire che non ci sono più regole, qua vale tutto da una certa parte e dall'altra non vale più niente. Io penso che non sia giusto. Lo so che non è giusto, ma fin tanto che... Il più incosciente, almeno che non hai portato il cervello all'ammasso, condizione quest'ultima che ti impedisce di ragionare, perché se porti il cervello all'ammasso sei finito, ma se uno ha ancora il cervello a posto e ragiona, mi sembra... non può non essere vero.
D'accordo con te? Ti darò, ti mando quello che ho, poi se vuoi mandami commentarlo. Mandami il contributo, poi io ci ricamo sopra. Sì, certo. Alla, alla mia maniera. Prendiamo questa telefonata. Buonasera. Buonasera, dottor Spatalino e il suo ospite. Antonio da Conegliano Veneto. Buonasera Antonio, prego. Volevo parlare in riferimento ai fatti di sabato. Prego. Allora dico, io personalmente, lo dico e lo sostengo, mi auguro che ci siano non una manifestazione di questo tipo, 5, 10, 100 manifestazioni a livello nazionale, perché ormai ne abbiamo le scatole piene di queste imposizioni cadute dall'alto. La gente è stanca, hanno capito o no? Questi parrucconi governanti. Siamo stanchi, siamo molto stanchi di mantenere tutte queste tribù che arrivano qui con i soldi degli italiani. Ma è una vergogna. Allora io dico al caro signor Draghi e a chi sta sopra di lui, guardate giovanotti che qui tra poco arriva una rivoluzione armata, non a chiacchiere. Lasciamo perdere i faccini rosi, eccetera. Però dico, io mi auguro che ci sia una vera e grande rivoluzione armata, lo dico e lo ripeto. La saluto, buonasera. Antonio, io sono esterrefatto pensando a quello che sta succedendo in Italia e spesso nelle mie trasmissioni parlo di una pseudo, cioè di una falsa democrazia. Purtroppo il potere ce l'hanno loro e stanno governando in maniera ingiusta, perché anche relativamente al Green Pass, secondo il mio punto di vista, sarebbe stato più giusto introdurre il Green Pass in altra maniera, obbligare gli italiani per legge a fare il vaccino e non ricorrere a questo palese ricatto, perché di ricatto si parla in questo caso. Ne vedremo delle belle il 15 ottobre, tante imprese andranno in crisi, poi ne parleremo il giorno dopo. Buonasera, chi è in linea? Pronto? Pronto? Sono Giovanna di Novara. Giovanni di Nogara. Sì. Giovanna. Verona. Giovanna forse. Giovanni o Giovanna? Posso leggere una cosa di Funari? Giovanna. Prego. Sì. Funari dal 1000. Ascoltami, Funari. E allora vai avanti. Funari nel 1994 ha detto che nel 2020 avremo. No, ma no, no, non si deve ascoltare, no, chiudi. Non dovete ascoltarvi per televisione. Siete attori con noi. Ah, va bene, ah, va bene. Ha detto, per forza, perché lei legge e si sente. Si allontani dal televisore, la prego, si allontani dal televisore e parli. Ah, va bene, ha detto che nel 2020 avremo una, ha detto che nel 2020 avremo una dittatura mascherata senza votare. Ma chi l'ha detto questo? Funari. Funari, ah, Funari. Sì, è vero, ricordo anch'io, e domani se non mi perdo offrirò il contributo di Gianfranco Funari, era un Funari, giornalista Gianfranco non Funari. Amato dal potere. È vero, sì, che l'ha detto, e ci siamo arrivati anche, dal 2020. Giovanna, grazie del contributo, Giovanna, grazie. Dai, dai. Grazie a lei. Grazie. Buonasera. Grazie. Stanotte farò le ore piccole. Per guardare stanotte. Perché ce l'ho in ghiacciaia. Io ho una ghiacciaia piena zeppa. Di filmati. Di filmati, di contributi, di articoli, di notizie varie. C'ho la foto di Funari con questa dichiarazione. Era molto scomodo il giornalista Gianfranco Funari, ma era un grandissimo. A me piaceva tanto. Il tuo giudizio su Gianfranco Funari? Se devo dire, è una persona sincera che diceva quello che pensava.
oggi se dici quello che pensi sei tagliato fuori. E difatti, fanno la forca. Difatti è stato tagliato fuori un po' dappertutto. C'è una telefonata, forse l'ultima, dai, velocemente. Buonasera. Buonasera, sono Luigi di Bologna. Ah, Luigi, buonasera. Velocemente, Luigi. Condivido pienamente su Funari. Dunque, complimenti anche al sindaco a proposito. Voglio fare una considerazione di questo tipo. Prego. Allora, c'è un presidente che nomina a capo del governo personaggi che non si sono mai proposti politicamente al giudizio degli elettori e quindi non hanno mai avuto un voto, nemmeno il proprio. Poi c'è un partito in particolare che si ritiene unico depositario della democrazia ed è sempre il primo a sostenere immediatamente quelle proposte. Inoltre c'è lo Stato di cui ognuno dovrebbe sentirsi parte. Ma è un'entità totalmente estranea che cerca in ogni modo di frapporre più ostacoli possibili al cittadino. Infine, un governo, questo principalmente, che pur di mantenere il potere che gli è stato dato, sta facendo di tutto per dividere gli italiani. Perfetto. Probabilmente questo è il nuovo che avanza. Infatti, alcuni giorni fa, sempre il Presidente, in uno dei suoi pistolotti retorici, ha detto che i mutamenti vanno accettati, ma come ebbe a dire tempo dietro, anche l'entropia nel suo significato etimologico vuol dire cambiamento, però come dissi significa soprattutto disordine. E quello che è successo l'altro giorno mi sembra molto calzante proprio con questo discorso, proprio un esempio pratico di quello che sta succedendo. Se aumenta l'entropia aumenta il disordine e di conseguenza mi chiedo se è questo il mutamento di cui parlava il capo dello Stato. Comunque cose simili sono già successe anche in passato e si è visto che cosa è capitato purtroppo. Vi saluto e vi ringrazio, buonasera. Grazie, grazie. Velocemente chiudo con alcuni messaggi l'amico Loris Mazzorato. È proprio vero, abbiamo dei ministri di. Viva la libertà. Grazie Facco, si riferisce a un intervento di Facco. Ciao Loris, grazie, gli mettiamo un ok anche. Poi vado avanti velocemente. Dunque Damiano Cavallaro, ciao Enzo, l'articolo del parroco di Ospedaletto Eugan, vedi, te l'hanno mandato, le mie sentinelle. Ah, hai visto, vedi, Damiano Cavallaro, bravo, è una delle mie sentinelle più preziose, e quante ne ho io, a partire dalla Marzia, lo leggerò con calma e domani ne parlo nell'opinione. Va bene, domani ti dedico parte dell'opinione. Va bene. E dirò qualcosa al sacerdote, come va detta, alla mia maniera, va bene? Speriamo che non mi mandi il vescovo, il monsignore, la curia e compagnia bella, tanto uno in più, uno in meno. Dunque, ringraziamo anche Damiano Cavallaro, gli metto solo un ok, va bene? Marzia ancora, Diego Baretta, buona serata, patriotti, grazie. Anche a Diego Baretta e a tanti quelli che hanno scritto sul mio profilo. Noi dobbiamo chiudere, però sai che io non vengo mai meno alle mie abitudini. Saluto la tua carissima, adorata mamma. Certo, la grazie. Signora Emma Masiero. Sì, esatto. Ospedaletto. Sì, certamente. Signora Emma, un abbraccio fortissimo. Le voglio un mondo di bene. Siete voi la mia forza, i nonni, le nonne. Sergio Scapin, mio papà. Il tuo papà e poi l'erede, Julien. Che sai dov'è adesso? Dov'è? A Fuerteventura da sua mamma. Ah, perché sua mamma vive là. È in vacanza? Sì. Va bene. Beh, in vacanza. Lo ricordiamo lo stesso. Sì, in vacanza, diciamo, con la mamma, ma la mamma vive là, per cui lui va io a trovarla spesso. Io saluto tutti gli ospedalettani, anche quelli che non l'hanno votato, perché certo. Scapin è il sindaco di tutti. Bravo. Collaboratore dell'amministrazione comunale e in particolare un collaboratore prezioso, Cesare Giacomini. Ciao Cesare, esattamente di Ospedaletto. Sì. Non lo saluti tanto. Certamente. Mi sembra un bravo ragazzo. Assolutamente sì. Ha la faccia pulita. Sì. Ti dà fiducia questo proprio così. Ragazzo. Proprio così, è uno dei migliori del comune. È uno dei migliori.
Grazie di cuore per la cortese attenzione con la quale ci avete seguito. Un grazie ai miei sponsor e un grazie per la parte tecnica. Un grazie doppio a Giovanni Stoppa, perché l'ho messo a dura prova. Registrazione e opinione, montaggio dell'opinione. L'ho fatto diventare matto con le foto. Associazione Mattia Ridone, Panificio Forno di Desideri, Ciclamini, va bene. Domani esordirò con il Ciclamino, che devo dare esattamente alla signora dove l'ho scritto qua. Maria Grazia Temporin, l'ho messo in rosso per non dimenticarmi, la mamma di Alessandro Brunello. Bene. Esattamente. Un forte abbraccio a tutti e grazie al sindaco che ci ha fatto compagnia. Grazie a te, Giacomo. Enzo. Ciao Enzo. E ancora tanti auguri. Grazie mille anche a te. E complimenti per aver sconfitto battuto tutti. L'armata Brancaleone. L'armata Brancaleone. Viva Giacomo Scampì, primo cittadino Spedaletto Eugenio. Bravo ciao Spatalino. A tutti. Ci vediamo domani sera con un altro sindaco di Chioggia. Vedremo delle belle domani. È stato eletto anche lui. Bene, sono contento. Armelao, un forte abbraccio a tutti. Grazie mille. Aspetta, non chiudere. Non vi perdete la trasmissione lunedì in campo alle 21:15. Calcio dilettantistico. Fra i tanti ospiti ce n'è uno in particolare. Luca Albieri, un grandissimo ex calciatore, allenatore. Ciao a tutti, chiedo scusa per aver sforato, ma quando ci vuole, ci vuole. Arrivederci. Ah, che bella, guarda. Ho fermata la cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Pezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto.